Io a questo punto do la parola al consigliere Colavo, se vuole illustrare la cosa e dopo discutiamo. Buongiorno a tutti, ringrazio il presidente, i colleghi consiglieri di darmi l'opportunità di parlare della questione della Valle del Mis e della centralina che lì si sta costruendo. Sapete che domenica 22 luglio c'è stata una manifestazione di liberi cittadini Valle del Mis per esprimere il loro dissenso e le loro preoccupazioni riguardo quello che si sta facendo, le preoccupazioni sui danni che sta subendo in questo momento la valle. Io mi sono mescolato a queste persone e diciamo che ero tremendamente mortificato perché è imbarazzato, perché il principale, i discorsi che più sentivo erano quelli: ma cosa fa l'ente parco? Come può l'ente parco avallare questa situazione e non dire niente? Cioè, io come rappresentante del consiglio ero tremendamente imbarazzato e mortificato, per cui mi sono sentito in dovere di dare una risposta a queste persone, a queste istanze, e quindi ho contattato il presidente e i colleghi consiglieri sottoponendogli alcune questioni riguardanti appunto cosa possiamo fare noi come consiglio sulla situazione attuale. È chiaro che è un nostro dovere anche morale a questo punto riprendere in mano quella che è stata la delibera del 2008, in cui questo consiglio autorizzava il direttore ad esprimere un nulla osta alla Regione Veneto per la costruzione della centrale, e valutare se effettivamente quello che vi è contenuto è approvato da questo consiglio, o in qualche modo siamo in grado di dissociarsi da questa delibera e dichiararla illegittima. Il contenuto, diciamo così, l'impianto su cui questa delibera del precedente consiglio è stata rilasciata, di fatto esprime che questa centrale viene costruita per modeste derivazioni idriche da riservare esclusivamente agli apprestamenti che l'ente parco intende a favorire, promuovere, realizzare o destinare alle proprie finalità istituzionali. Un altro punto della delibera esprime che i comuni interessati, quindi Gosaldo e San Gregorio, hanno formalizzato l'ente parco con una nota anche a protocollo la volontà di realizzare l'opera per garantire il fabbisogno energetico della Valle del Mis. È inutile che ne abbiamo parlato anche nei precedenti consigli, e c'è anche una dichiarazione dell'ente parco stesso che in realtà non c'è nessun accordo di natura economica tra l'ente parco e la Valsabbia, quindi non esistono le proprie finalità istituzionali per il parco, e tantomeno non c'è assolutamente traccia di nessun progetto per elettrificare la Valle del Mis. Quindi a questo punto noi dobbiamo valutare se queste dichiarazioni sono effettivamente illegittime e dichiararle tali, oppure avallare questa situazione, prenderne atto, però siamo anche responsabili di fronte prima di tutto ai cittadini e anche di fronte a un'eventuale indagine che potrebbe aprire la procura, e siamo in qualche modo complici di un'illegittimità consideriamo già esistente. Sta di fatto che comunque se dichiariamo illegittima questa delibera, questo non cambia per quanto riguarda lo stato delle cose nella Regione Veneto, nel senso che nessuno ci potrà chiedere comunque azioni risarcitorie, in quanto noi annulliamo la delibera, ma il nulla osta del direttore, che è stato a suo tempo rilasciato, rimane in piedi, e quindi poi sarà la Regione Veneto a valutare come comportarsi di fronte a questo. Quindi se temiamo eventuali azioni risarcitorie, non c'è questo rischio, perché di fatto il nulla osta del direttore, il consiglio direttivo giuridicamente non può intervenire nel nulla osta. È chiaro che se annulliamo la delibera è un segnale fortissimo verso le istituzioni, verso l'opinione pubblica, verso anche la Cassazione, che a ottobre dovrà esprimere un proprio parere sul ricorso delle associazioni di protezione ambientale. Questa nostra azione è un chiaro segnale che questo Consiglio
ha deciso di operare in totale discontinuità verso le autorizzazioni che era stata rilasciata precedentemente. E quindi